Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, è arrivato tardi, abbastanza tardi questo video, ma per forza di cose c'è stata la chiusura del mercato, le partite della Champions, tutto ravvicinato, tutto incatenato, tutto incastrato e quindi ho dovuto spingere con altri contenuti e quest'anno va così, mi dispiace. Però è arrivato anche quest'anno la prediction di quante partite, di quanti gol andranno poi a sommarsi a fine anno per quanto riguarda la Juventus in Serie A, ovviamente. Vi lascio qui sotto in descrizione il link per fare anche voi questa prediction. Ci sarà la mia prediction che potrete ricalcare, un file Excel che vi condividerò su Google Drive. E ovviamente qui sotto in descrizione trovate anche il link per scaricare il numero di ES, app con la quale lavoro, collaboro e dove troverete diversi miei contenuti, tra cui il post partita in esclusiva sull'applicazione di Monza Juventus, quindi scaricatela assolutamente e se siamo tutti pronti possiamo cambiare schermata e andare qui. Allora, ragazzi miei, vediamo un attimo che cosa succede. 2022-2023. Voglio spoilerarvi subito quante presenze secondo me farà Szczęsny, e cioè 25. Perché 25? Perché ha avuto questo problema che lo accompagnerà per qualche partita. Vedo che Perin comunque si sta facendo trovare pronto e quindi secondo me Perin andrà a giocare un totale di 12 partite durante questa Serie A. Ovviamente poi Szczęsny andrà magari a prendere una ventina di gol, circa 22 gol, e Perin invece dal suo canto ne andrà a subire 8. Perché immagino che Szczęsny comunque sarà il titolare all'interno dei big match, magari anche big match difficili, scontri diretti in trasferta. Mi viene a pensare a San Siro, mi viene a pensare a Napoli, quindi qualche gol in più ci sta che venga preso. Comunque sono una trentina di gol in totale. Se andiamo a sommarli con quelli presi da Pinsoglio, ecco, secondo me la Juventus a fine anno andrà a subire circa una trentina di gol, quindi 31 gol per essere precisi. Credo che la Juventus debba ragionare su questo numero di gol massimo da subire, che bene o male è stato il numero di gol subiti dalle squadre che l'anno scorso poi sono arrivate davanti a noi. Noi ne abbiamo presi, se non sbaglio, 37, quindi sarebbe addirittura una modifica in positivo di quella che è stata la nostra fase difensiva al fin della fiera, se vogliamo, quindi il numero di gol totali che abbiamo subito l'anno scorso. Quindi tifo per affinché la Juventus possa migliorare e subire al massimo questo numero, e ovviamente se si riesce a far meglio ben venga, ma credo che bene o male la Juventus andrà a fare questo tipo di ragionamento. Bremer, allora raga, secondo me Bremer alla fine dell'anno collezionerà 34 presenze, che comunque è un ottimo numero, segno che andrebbe ad essere un titolare quasi inamovibile, e segnerà due gol. Da calcio d'angolo credo proprio che Bremer possa arrivare a segnare almeno due gol. Ovviamente il discorso va fatto anche per Bonucci. Credo che Bonucci inizierà a giocare meno partite rispetto agli altri anni, visto anche l'esplosione di Danilo da difensore centrale, dove secondo me si trova abbastanza a suo agio. Quindi credo che alla fine dell'anno Bonucci possa mettere insieme una ventina di presenze in Serie A, ne ha già saltate fino adesso, quindi io azzardo 23 presenze e un gol, perché comunque Bonucci è un giocatore che un gol lo riesce a segnare quasi sempre. Gatti, 12 presenze e un gol. Gatti mi sembra un giocatore bravissimo sugli sviluppi di calcio da fermo, da calcio d'angolo. Credo che quest'anno, appunto, vista l'esplosione anche di Danilo e la presenza di Bonucci, non andrà a collezionare chissà quante presenze, immagino circa 12, anche perché c'è anche Daniele Rugani che potrebbe collezionarne di più, potrebbe collezionarne 16. Poi secondo me tra Gatti e Rugani ci sarà una divisione, tutto starà nell'esplosione di Gatti. Se Gatti davvero dimostrerà di essere un giocatore importante, magari queste 16 presenze di Rugani potranno essere assorbite da Gatti. Al momento rimango più su Bremer, Danilo e Bonucci come difensori centrali. Poi bisogna vedere nelle gerarchie di Allegri dove arriva Gatti e dove arriva Rugani. Quindi Gatti e Rugani, secondo me, sono da unire all'interno di un complessivo di partite di circa 30, che potrebbero vederli come difensori centrali titolari della Juventus. Non credo che Rugani riuscirà comunque a segnare un gol in questa annata in Serie A. Danilo, giocatore che se sta bene, secondo me, le gioca tutte o quasi tutte fino alla fine. Quindi azzardo 32 partite, è il secondo dopo Bremer in questo momento. Più titolari centrali che i portieri giunti a questo punto. Potrebbe segnare un paio di gol, perché anche su calcio d'angolo Danilo si è sempre dimostrato abbastanza pericoloso. E quindi vediamo se riuscirà a portare a casa almeno due gol. De Sciglio, allora, se guardiamo la media delle partite disputate fino adesso, De Sciglio le giocherà tutte.
Non credo che si continuerà con questo modus operandi, almeno io lo spero. Credo che a un certo punto, recuperata un po', la rosa dal punto di vista fisico, quindi il rientro di Chiesa, il rientro di Pogba, si potrà iniziare a giocare anche senza giocatori che sono considerati seconde linee. Quindi azzardo 25 presenze, un gol. Comunque attenzione perché 25 presenze sono tantissime per De Sciglio in Serie A. E forse sarebbero anche il record di presenze in Serie A in una singola stagione. La storia della Juve adesso non lo so, dovrei andare a vedere, ma immagino di sì, perché l'anno scorso avevo fatto questo ragionamento e mi sembrava che complessivamente all'interno di una stagione De Sciglio non avesse mai giocato più di una trentina di partite, immaginando anche la Coppa Italia e la Champions. Ecco, De Sciglio potrebbe fare il record quest'anno. Alexandro, perché i terzini sinistri, bene o male, sono questi, e credo che potrebbe ragionare sulla stessa lunghezza d'onda, quindi 26 presenze Alexandro, un gol anche per lui, De Sciglio e Alexandro che andrebbero a giocarsi il posto in quella posizione di campo, quindi bassi a sinistra, vediamo cosa succede. Locatelli che potrebbe essere liberato da Paredes di compiti di regia e spostato a mezzala, spero meglio rispetto a quanto abbiamo visto a Firenze, secondo me rimarrà un titolare della Juventus, una trentina di partite le collezionerà e riuscirà a segnare 3 gol. L'anno scorso, meno male, ha segnati 4, mi pare, o forse proprio 3. Comunque immagino che Locatelli abbia questo tipo di numero di gol nelle gambe. Poi ovvio che se riesce a aumentare il giro del motore, aumentando, allontanandosi anche dalla nostra area di rigore e avvicinandosi a quella avversaria, tra assist e gol questo numero è destinato a crescere. Rabiot, secondo me, anche lui sarà un titolare vero e proprio, quando disponibile, una trentina di partite. Spero che riesca a segnare almeno un gol, perché l'anno scorso non ha portato a casa nemmeno quello, sarebbe un fattore positivo. Avresti praticamente modificato in maniera netta il tuo score dell'anno scorso. E su Pogba, ragazzi, c'è da dire tanto, perché su Pogba e Chiesa ho fatto fatica. Ho fatto veramente fatica perché non abbiamo date per il rientro. Pogba sembra quello più vicino al rientro. L'altro giorno abbiamo visto correre un tapirulan gravitazionale, quindi io immagino che Pogba almeno 22 presenze riuscirà a portarle a casa in Serie A, e in queste 22 presenze mi piacerebbero almeno 4 gol di Pogba, perché sono dell'idea che in Serie A Pogba possa fare bene o male quello che voglia. Poi c'è da valutare quando rientrerà effettivamente, e c'è da valutare il mondiale che impatto avrà sul calciatore, perché se poi davvero deciderà di operarsi post mondiale, queste 22 presenze sono destinate a diminuire. Se starà bene post mondiale, queste 22 presenze magari sono destinate ad aumentare. Quindi è veramente complicato ragionare sul binario Pogba, e voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ve l'avevo già chiesto anche altre volte. Secondo me, circa 22 partite Pogba le può portare a casa e 4 gol li può segnare. E poi c'è Miretti, che se ragioniamo sotto livello meritocratico, dovrebbe essere sempre titolare. Io ragiono molto su Miretti in antagonista di McKennie, diciamo così, li vedo sulla tre quarti nella testa di Massimiliano Allegri. Quindi immagino che Miretti possa collezionare circa 28 presenze in questo campionato, perché se Miretti continua su questi standard, se Miretti dimostra di dover giocare una trentina di partite, le può fare tranquillamente. Fino adesso ne ha fatte 4 su 5, non vedo perché non possa farle. 2 gol. Penso che non sia chissà quale richiesta, un paio di gol in Serie A in una trentina di partite si potrebbero fare, anche vista la vicinanza alla porta che andrebbe a ricoprire, no, in questo ruolo di mezzala misto trequartista, e quindi tifo per Miretti affinché possa essere un giocatore importante per la Juventus in questa stagione e che magari possa portare a casa anche i suoi primi gol in bianconero. Fagioli, ecco, Fagioli lo vedo invece un po' più indietro rispetto a Miretti nelle gerarchie. Quindi immagino 15 presenze, ma un po' scaglionate come quelle di ieri con la Fiorentina, in cui entra gli ultimi minuti, gli ultimi secondi, anche quella è considerata ovviamente una presenza, e questo porterà Fagioli a faticare a trovare la via del gol. Magari riuscirà a trovare qualche presenza in più da titolare in Coppa Italia, magari anche il suo primo gol con la prima squadra della Juventus. Fatemi sapere se anche secondo voi Fagioli è più indietro nelle gerarchie rispetto a tutti gli altri centrocampisti. E poi c'è Paredes, che salvo problemi fisici, 26 partite potrebbe farle Paredes. Non credo che sia un grande goleador, sarà più che altro magari un uomo assist o un uomo di ordine, di geometria. Però un gollettino, secondo me, Paredes potrebbe alla fine portarlo a casa a fine stagione. Quindi vediamo se sarà la mia lettura corretta. Poi McKennie, Quadrado e Kostic li ho messi in una categoria jolly, perché bene o male vengono spostati di qua e di là, un po' su, un po' giù, quindi vediamo un attimo. Allora, McKennie, che in questo momento secondo me è impresentabile,
però nel corso dell'anno mi aspetto che riuscirà a mettere insieme almeno 25 presenze in Serie A, cioè me lo auguro, e uno come lui tre gol li può portare a casa tranquillamente. Poi spero in realtà che questo score possa essere destinato a migliorare da parte di McKennie, però attenzione che l'esplosione di Miretti potrebbe sensibilmente condizionare la stagione dell'americano. E vediamo Cuadrado, che secondo me si sta avvicinando verso la fase calante della carriera, ma comunque una trentina di partite potrebbe trovarle all'interno della Serie A. Allegri continua a dare molto credito a Cuadrado e magari due gol potrebbe portare a casa, che non sono grandissimi numeri per uno come Cuadrado, che ci ha abituato comunque a ben altre stagioni, però è ovviamente classe 88, inizia a essere un Cuadrado diverso nelle prestazioni, e quindi spero che almeno questi standard li possa mantenere. Kostic, bene o male siamo lì. Kostic non lo vedo come un grandissimo goleador, lo vedo come un grandissimo uomo assist. Ieri con la Fiorentina ne ha già inanellato uno, ha già messo il primo a referto in maglia Juve, gol almeno un paio, spero che possa collezionarli. E secondo me Kostic ne giocherà davvero tante, tra partite da titolare e da partite da subentrato. Secondo me 32 presenze a fine anno le porta a casa. E poi c'è Di Maria, bisogna ragionare qua sulle condizioni fisiche del ragazzo, un po' come Cuadrado, secondo me sarà da gestire un po' di più. 27 presenze complessive in campionato, e secondo me uno come Di Maria può fare 6 gol, uno l'ha già fatto, basterebbe farne altri 5. Un giocatore che può darci tanta qualità negli ultimi metri e probabilmente qualche gol in più. E poi c'è Vlahovic, che dovrebbe essere il nostro capocannoniere, no? A fine dell'anno. Ecco, io mi aspetto un Vlahovic che gioca circa una trentina di partite e che mette a segno circa una ventina di gol. Sarebbe assolutamente un ottimo risultato nella crescita del calciatore. Poi è ovvio che la mia speranza è di vedergli fare qualche gol in più, ma oggi come oggi non vedo questa possibilità, non per colpa di Vlahovic, ma perché veramente le palle giocabili che arrivano a Vlahovic in questo momento sono davvero poche. E quindi immagino che questo numero potrà aumentare qualora ci sia la disponibilità intanto di giocatori più importanti come Chiesa, Di Maria, Pogba, che potranno rientrare effettivamente in pianta stabile nella Juventus. E in seconda battuta lo stesso Massimiliano Allegri dovrà metterci qualcosa di più per far arrivare quanti più palloni possibili giocabili a Vlahovic, invece che tenerlo sempre lontano, isolato dal resto della squadra, costretto magari ad inventarsi il gol su punizione o gol su calcio di rigore. Queste statistiche possono sensibilmente aumentare per quanto riguarda Vlahovic, ovviamente dipende da tutte queste cose prese in considerazione. Moise Kean. Kean deve stare attento, secondo me, in questa stagione, perché rischia di giocare ancora meno rispetto all'anno scorso. Immagino 26 presenze e 4 gol. Quei 4 gol potrebbero arrivare nelle giornate in cui magari parte titolare, ma quest'anno non lo vedo titolare come vice Vlahovic. In quella posizione ci vedo Milik, come abbiamo visto anche ieri a Firenze. E se per Vlahovic quello score probabilmente era destinato ad aumentare, ho paura che perché in questo score sia destinato a diminuire. Dipenderà tutto da Moise Kean e quanto si metterà a disposizione complessivamente della squadra. Ovviamente 26 partite e 4 gol per un attaccante sono dati veramente bassi, e quindi mi auguro che possa far meglio. E poi per Chiesa, come dicevamo prima, c'è il dubbio legato, no, al rientro, alla condizione fisica, e quindi secondo me Chiesa riuscirà a mettere insieme circa 16 presenze da qui alla fine dell'anno, che è meno di metà del campionato. Credo che Chiesa giocherà meno di Pogba, credo che rientrerà dopo Pogba. Però 4 gol da Chiesa me li aspetto comunque, significa un gol ogni 4 partite, e vediamo se riuscirà a portare a termine questo recupero, non proprio lampo, anzi tutt'altro, ma per essere finalmente a disposizione nuovamente della Juventus. E infine c'è Arkadiusz Milik, vice Vlahovic, che secondo me sarà anche qualcosina in più, e cioè circa 26 partite e 9 gol. È partito già benissimo, ne ha già segnati 2, significa segnarne altri 7, può avvicinarsi alla doppia cifra. E perché no? Potrebbe pure arrivarci in doppia cifra. Milik mi sembra essere partito abbastanza bene, ma il discorso legato a Milik e il discorso legato a Vlahovic sono abbastanza simili. Comunque una trentina di gol in 2, secondo me, li possono fare. E allora, mettendo insieme tutti questi dati, no? Quante presenze farà la Juventus in totale? 608 è il massimo raggiungibile, perché sono gli 11 titolari più i 5 cambi che fanno 16 giocatori schierabili ogni giornata per 38 giornate, 608. La Juventus, secondo me, riuscirà a mettere insieme 571 presenze in totale con tutti i calciatori. E allora ragioniamo sui gol fatti, perché se ne abbiamo subiti 31, beh, ragionare anche su quelli che andremo a fare. E secondo me la Juve a fine dell'anno, mettendo insieme tutti i dati che abbiamo visto fino adesso, riuscirà a segnare 69 gol, che è migliorare, e di tanto, quello che è stato fatto l'anno scorso. Con queste cifre circa, adesso non so se sono esattamente queste, se ci girano intorno un po' di più, un po' di meno, ma siamo lì, circa una settantina di gol fatti e circa una trentina di gol subiti l'anno scorso, il bilanciamento campionato. Il che significa che non c'è bisogno di segnare
80 gol e subirne 20. C'è bisogno di fare dei punti. E questa Juve mi sembra una squadra che in questo momento ha delle difficoltà evidenti, che può fare tanto di più, grazie a dei giocatori che potrebbero tornare presto disponibili e collocabili in un impianto tattico che dovrà subire un'evoluzione, ma sono comunque numeri che proietterebbero la Juventus nelle parti alte della classifica. Io in questo momento sono un po' combattuto sulla fiducia relativa a quella che sarà questa stagione per tante motivazioni che comunque ho già espresso all'interno di vari video, e quindi voglio sapere anche la vostra, perché se si mantengono questi dati, quindi circa 70 gol fatti e circa 30 gol subiti, si potrà essere là davanti a lottare anche alla fine dell'anno. Vi do un dato, perché l'anno scorso tra gol fatti e gol subiti la Juventus dovrebbe averne fatti circa 58 e subiti 38, quindi una differenza reti di più 20. Ecco, questa sarebbe una differenza reti di più 40, il che significa raddoppiare letteralmente la differenza reti che l'anno scorso Massimiliano Allegri ha indicato come dato principale per cercare di vincere lo scudetto. Noi l'anno scorso abbiamo fatto più 20, da quel più 20 dobbiamo migliorare sensibilmente, e per migliorare bisogna segnare più gol. E per segnare più gol bisogna far arrivare più palloni agli attaccanti. E per far arrivare più palloni agli attaccanti bisogna cercare di discostarsi da questa mentalità di mantenere il singolo gol di vantaggio o addirittura il pareggio, come abbiamo visto a Firenze. Sta tutto nelle mani della Juventus, dei protagonisti della Juventus, ma ora sta tutto anche nelle vostre mani, perché voglio vedere le vostre prediction. Quindi magari taggatemi su Instagram, compilate la tabella e fatemi sapere, secondo voi, invece, quanti gol farà Juve, quante presenze farà quel giocatore, quanti gol andremo a subire. È un esercizio divertente da riesumare poi a fine anno e vedere chi aveva ragione e chi no.